Ciao a tutti, bentornati su Day of Billion. Siamo qui nella missione Capo Tempesta, missione stranissima in cui la prima ondata arriva al giorno 44. Cioè sto ponte in cui sicuramente arriverà un fottio di zombie. Qui tutto chiuso, diciamo, ci siamo già presi tutto. Per la prima volta abbiamo cominciato a incontrare i ciccioni, che sono un tipo di zombie veramente adirato. So grassi, come in tutti i giochi, se sei grasso sei più forte, al contrario della vita reale. Allora, vediamo qui come possiamo chiuderci. Ho cominciato a fare la ricerca del mercato, ti piazzo un mercato qui e prendo proprio full bonus dalle casette. Tra poco arrivo a ferro e cominciamo a fare una bella industria di gente, però io direi che è arrivato il momento di fare la seconda caserma. Una cassa energetica, un altro ciccione. Io mo voglio capire che c'è sta qua. Niente, a posto così, mi piace. Quindi mo ci espandiamo verso la miniera di ferro. Tiè. Qua, visto che abbiamo sta foresta, cerchiamo di prenderci più cibo possibile dalla foresta. Qua io penso che in 44 giorni dobbiamo fare tipo la migliore economia mai creata dentro sto gioco e fa veramente tanti, ma tanti cristiani. Mo faccio la gang bang a questi qua, mo tra un po' ammucchio tutti e vado a ammazzare il ciccione. Ma se pongo il segnale edifici ai gruppi, control 1, vai, così posso selezionare caserme a stecca. Allora, la ricerca del mercato è finita, c'ho risorse a stecca, che mi manca? Perché qualcosa doveva mancare per forza. Le casette. Ma quanto è grosso il mercato? Prendiamo un po' di misure, non si può sapere. Mi pare che era tre casette, cioè tre caselle, quindi uno, due, tre, lasciamo una per sicurezza, famo così, ti è. Là ci infiliamo il mercato. Qua sono morti tutti? C'è uno dietro la trivella? No. Andiamo a vedere che c'è sta qua. Ma è solo gobbo questo. Ma pensavo che magari c'era pure. C'è un altro tipo di zombie nel gioco, che è tipo una che corre a stecca. Mi pare Witch si chiama in inglese, mo. Classico tipo Left 4 Dead. Dei zombie che corrono come maledetti. Io sono leggenda, insomma. Quattro ore arriva il treno. Dovrebbe portare un bel po' di gente. Intanto cerchiamo di massimizzare anche il bonus del pescatore, che abbiamo il 30% di cibo in più sul pescatore, su sta mappa. A domo fa morire? Oh, ma sti zombie com'è? Non morono? Vabbè, comunque è arrivato il treno. È arrivato il treno, i peggio sordi dentro. Ecco il mercato. Mamma mia, preciso. Poi io avevo visto, c'era pure. No, non ho visto niente. Famo finta di niente. Dopo famo pure il magazzino, cerchiamo di cominciare a utilizzare bene questi magazzini, non abbiamo mai fatti bene. E là c'è un pezzo di foresta e sicuramente dopo me ne pento, sempio.
Poi cristiani. Dove stava il ciccione che stava qua? Eccolo qua. Ammazziamolo solo questi, vediamo se gliela fanno. Che pagore pure il ciccione, cioè. È diventato fantasy sto gioco. Niente. Vabbè, non avete visto niente. Allora, andiamo avanti. Due, se ne giochiamo? No, buoni così. Allora, un'altra fattoria potrei fare, ma c'ho 120 di cibo, non mi pare a caso. Mo che ho fatto quello, arriverà pure più cibo, mo che ho finito il mercato, dobbiamo fare la Tesla che mi finisce di far costruire la roba intorno al mercato. Vai! Poi dobbiamo pure fare la Tesla che mi porta qua. 150 cibo, bonus max del mercato se famo sta partita. Che proprio ogni posizione la occupiamo. Qua però abbiamo lasciato una cosa libera, così nel caso la gente può camminare e rinforzare le mura se ci attaccano da nord, se te vogliono attaccare da là. Ma guarda che file che stanno arrivando. Ma fammi lasciare uno là. Ma qua c'è un'altra cosa decorrente, non l'ho presa. Il treno arriva dalla stazione poco prima che finivano le casette. Grazie treno. Quindi se facciamo un'altra giornata a costruire case a stecca. Tieo! In bocca non qua ho perso. Parte World War Z proprio se partono qua dentro. Passetto, questi qua. Senti, ma questi domandavano i cristiani laggiù. Ah, non pare che ci sia tanta roba. Invece qua sì. Allora, qua stiamo da paura, però penso che qualche altra casa, se sono matto, c'ha un filo. Tiè. Anzi, non è vero, questa no. Basta, poi non dobbiamo più fa casa di tutto il resto della partita. Che poi non è vero, mi sa che ci vogliono 1500 cristiani qui, eh. Passi pure per questi. Ma qua tocca che smetto di fare sti giochi, perché tre cristiani sono troppo pochi. Sto treno che dobbiamo fa? Un po' che va. Oh, andiamo a fare l'edificio che non c'ha bisogno del lavoratore per magia. Il cacciatore caccia senza cacciatore. Ci va da solo. Gli animali entrano da solo, da soli nelle trappole. Pure la fattoria va da sola, eh.
O muoio al treno, quanti riporta? Euro una botta, oh! Allora, quindi qua così, e rifamo un altro paio di arcieri. Rifamo questo e finalmente ci abbiamo il ferro e poi basta. Sembra che dopo un sacco di roba, invece non è vero. Questo lo mettiamo qui, cominciamo ad allargare questi. Ma questi si possono ricongiungere con questi. Allora, famo altre cose. Che è una qua, una qua. Qui stanno per finire arcieri. Voglio riempire queste torri perché qui vedo che le passeggiate degli zombie sono proprio grosse. Chi è che è morto? Eh certo che se famo morire gli arcieri non ci siamo. Oh, ma sti zombie muoiono più, ma com'è? Come stanno a morire acciaio a stecca? Trenta frecce per ammazzare uno zombie, ma com'è? Senti, via qua, famo subito il mulino. Ti è preciso. A posto così. Poi, miniera, così cominciamo a far soldati invece che acciai. Che almeno muoiono quei schiaffi. Qui si vola. Qua, mo mi metto a fa. Siccome sono matto, niente. Visto quanto sono matto. Appena finisce il mulino, ecco qua, finito. Si trova pace. Allora, qua voglio fare il massimo possibile di segherie e cose per prendere il massimo delle risorse. 11. Basta così. Ah, qui proprio tranquillissimo. Tranquillissimo anche qui. Ma com'è fatta sta mappa? Oh. Chi è che sta a prendere le pizze? Questo qua, vai, torna indietro. Allora, mo comincerà a arrivare il ferro. Guarda qua quanti sono! Cerchiamo di non chiudere i percorsi. Ok.
Mo' il ferro è cominciato ad arrivare, quindi mo' si comincerà a fare anche i ragazzi dei soldati, eh? Come la famo qua? Famola così. Qui pure si chiude proprio a bomba. Sedici. Ma appena se può, famo pure questa. Un altro mulino. Tiè. Dove famo? Lo famo qua che fa schifo. Il mulino dentro la montagna così il vento via col cazzo. Ho tutte aperture da stronzo comunque, dai, guarda. Ma che è? Mamma mia sta mappa! Ah, è finito! Così! Ma che è tipo un'isola sto posto? Cioè, quindi forse arriviamo davvero solo dal ponte, raga. E se arriviamo solo dal ponte, cacco, faccio la più grande muraglia che si sia mai vista dentro a sto gioco. Chi è? Il primo soldato. Ho ammazzato sto zombie, oh. Che sta a fa? Fammi fare fa un altro giretto se se ne sono scordati un altro, poi ho perso. Senti un po', ma fai una ricerca della villetta. Che sono matto io. Fai questo, fai un altro soldato, qua si può passare. No, basta, tutto mio qua. È arrivato il momento di far secondo mercato. Allora, il mercato arriva fino a qua. Ok, non si devono sovrapporre le aree perché il bonus non si raddoppia. Quindi fino a sta zolla di terra. Vediamo un po' se mo riesco a mettere bene. Poi tanto mo vado a rivederlo in post produzione e avrò messo col culo. Qua quasi strilla, amici. Un livello veramente strano. Ah, ma quanti zombie ci stanno qua? Oh. Se mo qua ce l'ho pure le miniere d'oro, vuol dire che proprio arrivano i mostri, i draghi, Gesù Cristo arriva da quel ponte. Mo posso fare villette. Io tutte le segherie che posso fare faccio qua, max risorse proprio. Giorno 16, questa secondo me è tipo una corsa contro il tempo, devi fare la cosa più ricca possibile. Un'altra segheria ce l'ho qua? No. 12, chi è?
Sei lavoratori, oh! Sono finiti alla fine! Ah, qua è proprio il punto critico. Senti, ci posso fare villette, ma magari ci posso fare il capanno del cacciatore, che ne sai? Ah, nessuno deve entrare nel mercato. Cioè, gli altri edifici sì, però il mercato può pure chiude la strada per andare al mercato. Qualcosa mi ha dato una manata a qualcosa. Ma l'ho mezzo bevuto, ma dove? Mi sa che là qualcuno ce lo devo mettere in più, eh. Se può strillare un pochetto qua. 7. Non è vero. Se può fa. Tocca fare il mulino. E dopo il mulino tocca fa. No, le casette ho fatte. Ho 41 lavoratori, perfetto. Però non c'ho i soldi. Secondo me si entra solo dal ponte. Ne sono quasi sicuro. No, famo dopo, ma sti cazzi. Miniera. 5. 2, 2. Senti, ma che schifo. Tiè, famo così. Ventisei, oh! Non c'è l'energia. Il ciccione mi ha visto. Ah, però con sta quantità di gente si riesce a uccidere il ciccione mentre arriva. Oh, ma attenzione! Guarda qua quanti ne arrivano! Undici. Otto. E qua mi si bevono. Ho perso. Col tutto lo sapevo. Senti, fammo così, va. Che domo fa? A posto. Madonna, quanti so! Attenzione.
Allora, senti un attimo. No, questo deve rimanere qua. Senti un attimo, che se può fare? Villette. Villette tocca valle. Ma non c'ho una lira. Come si può fare qua qualcosa di sexy per fare più tori? Facciamo così. Faccio un altro tore qua, un altro tore da là. Così l'angoli sono più che protetti. Oh! Attenzione! Vi acquate! Ma guarda qua! Mo' con queste sette piotte, che se può fa? Se fai questa, se fa un'altra caserma. Tiè, nel posto più inutile possibile. Ah, sono praticamente tutte mini ondate. Se mo qualcuno mi entra qui, ho più che perso. Come si può fare una cosa sexy? Allora, intanto sti quattro vanno qua. Io vorrei fare tipo un secondo strato de mura con tutte e due a stecca in mezzo. Mamma mia, quel ciccione proprio esplode. Però sti soldi arrivano proprio lenti. Mamma mia. Come si può incrementare? Altre risorse ci vogliono. Un'altra segheria non si può infilare da qualche parte. Qua fa schifo. Un albero ogni quarto d'ora. Per me di qua c'è stata tipo un'altra miniera, un altro qualcosa. Oh, ecco l'altri, oh! Ecco l'altri zombie! Nonna lira, ma guarda quanti ne arrivano, ma è tipo un'ondatina. Sembrava una stronzata a sto livello. Oh, raga, mezz'ora di registro. Io direi che stop qui. Ci vediamo al prossimo episodio. Cerchiamo di finire di scoprire cosa c'è nella mappa, e sicuramente non c'è una sega. E ci continuiamo a bardare qui sul ponte. Alla prossima!